Adesso ci spostiamo, ma davvero di poco. Andiamo a Castelfranco Emilia, quindi siamo in provincia di Modena. Diamo il buongiorno al presidente nazionale della WISP, Vincenzo Manco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Per parlare dei mondiali antirazzisti che tornano, insomma, ormai sono un appuntamento fisso. Vogliamo ricordare cosa sono i mondiali antirazzisti? Magari qualcuno non li conosce. I mondiali antirazzisti sono un'iniziativa, ormai quest'anno è la 21ª edizione, un'iniziativa appunto cominciata 21 anni fa, con l'idea, stava dietro ad un progetto per cui il tifo popolare, il tifo delle grandi società sportive delle europee, intorno all'idea dell'antirazzismo hanno deciso di costruire un vero e proprio luogo, una vera e propria sede, un momento, dei giorni dedicati al gioco del calcio, destrutturando le regole del calcio. 21 anni fa abbiamo cominciato a Montefiorino, abbiamo un po', diciamo, scelto una strada itinerante per l'Emilia-Romagna e da 7 anni siamo a Castelfranco Emilia. Quindi Quindi lo sport avete iniziato popolare. nel 96, giusto? Esatto, 1996. Insomma, molto tempo esatto, esatto. fa. Adesso, tra l'altro, parlare di antirazzismo è tanto più d'attualità perché parlare di antirazzismo porta a parlare anche di accoglienza. Parlare di accoglienza significa parlare di migranti e magari significa anche poi commentare tutte quelle dichiarazioni che arrivano sui giornali anche da grandi e potenti della terra. Uno su tutti, il nuovo presidente francese Macron, che ha detto: accogliamo i rifugiati politici, non i rifugiati economici. È l'ennesima dimostrazione di un'Europa che è comunque sorda di fronte ad un fenomeno epocale. Noi non siamo d'accordo e prendiamo una posizione molto netta rispetto a queste scelte. C'è bisogno invece che l'Europa si assuma una responsabilità fino in fondo per garantire, per far vedere al mondo che una convivenza pacifica è possibile. La complessità ormai delle società sta diventando davvero di particolare importanza, nessuno può sottrarsi a questo fenomeno, l'Italia da sola non può assolutamente farcela. I mondiali antirazzisti sono un pratico esempio, come un'esperienza concreta di come 4.000 giovani da tutto il mondo si incontrano sull'idea dell'antirazzismo, contro tutte le discriminazioni, per fare pratiche di mediazione sociale, di convivenza pacifica attraverso la pratica sportiva. Si può, 4.000 persone sono tante, sono esperienze straordinarie, intorno a quelle 4.000 persone convergono esperienze quotidiane di associazionismo, di cooperazione internazionale, di cooperazione sociale, rappresentanze di tanti paesi convergono in quei giorni a Castelfranco, si può. L'Europa lo deve fare, l'Italia lo deve fare, non impedendo alle ONG di fare il proprio mestiere, quindi di svolgere un'azione di salvaguardia, di accoglienza umanitaria, e quindi, diciamo, la WISP da questo punto di vista è assolutamente schierata perché le persone che sono in sofferenza, qualunque siano le cause della loro sofferenza, possono vivere e possono vedersi affermare i propri diritti. Allora, a proposito di 4.000 persone, 170 squadre di calcio a 7 che si affronteranno, perché poi c'è il torneo, ci sono, e si vedrà insomma chi vincerà. Senta, quando si inizia? Si inizia alle 16 di domani con il calcio d'inizio che vede come testimonial Ilaria Cucchi. Abbiamo chiesto e siamo molto contenti che ci sia la sua presenza perché Ilaria Cucchi, come tutti sappiamo, è un testimone di impegno appunto per i diritti, con l'esperienza che purtroppo ha vissuto continua a vivere con suo fratello. E, come dire, quindi ecco, domani ci sarà l'inizio della grande kermesse dei mondiali antirazzisti, prevista poi la presenza anche di Damiano Tommasi, insomma di tanti ospiti, di convegni, non soltanto calcio, non soltanto sport, perché è previsto appunto anche previsti tornei di pallavolo, di pallacanestro, di rugby, di chuckball, con Che un cos'è totale il di Chukwal? 220. Adesso che l'ha detto ce lo deve spiegare. Il chuckball è una disciplina che somiglia molto, richiama molto le esperienze, diciamo, della pallamano, della pallavolo. Si gioca con sette componenti per squadra, sette contro sette,
bisogna ottenere attraverso una serie, diciamo, di passaggi e di regole che sono stabilite, si fa il punto cercando di lanciare la palla, di colpire un quadrato, un rettangolo, diciamo, che è una vera e propria rete all'interno della quale appunto si fa il punto. Richiama molto, ecco, una disciplina mista tra pallavolo, pallamano e pallacanestro. Bene, allora esiste un sito www.mondialeantirazzisti.org in cui si possono trovare tutte le informazioni e c'è anche risposta alla classica domanda: ma come, sta in provincia di Modena, nemmeno a Modena città, come ci arrivo? C'è anche un servizio di pronto bus, quindi è spiegato anche come arrivare attraverso i mezzi pubblici. Le chiedo un'ultima cosa, Vincenzo Manco. Allora, se qualcuno è in ascolto e fa parte di una delle 170 squadre, problemi non ne ha, sa già tutto, ma se una persona magari ha scoperto oggi Mondiale Antirazzisti e dice: ma io però non posso giocare perché non mi sono iscritto, posso andare comunque? Può venire comunque a Castelfranco, troveremo il modo per farla giocare, perché l'idea dei mondiali antirazzisti è comunque far giocare tutti, destrutturare le regole del calcio, autoarbitraggio, tant'è che da molti anni l'edizione dei mondiali antirazzisti per quanto riguarda le finali si svolge disputando i rigori e non svolgendo la gara, diciamo, della partita, la partita finale. Questo fu una scelta, credo un gesto straordinario in autogestione dei partecipanti che qualche anno fa decisero, per contenere, ecco, l'agonismo, decisero che le finali si dovevano svolgere ai rigori. Quindi ognuno che avrà voglia di misurarsi e di giocare ai mondiali antirazzisti può venire a farlo improvvisando una squadra e troveremo il modo per farlo comunque partecipare. Bene, bene, poi ci sono tanti incontri e dibattiti, www.mondialeantirazzisti.org, tutto il programma. Vincenzo Manco, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. E buona giornata a lei. Dal 5 al 9 luglio, allora, i mondiali antirazzisti con il fischio d'inizio, l'abbiamo detto, che arriva domani, giovedì, alle ore 16.